Buonasera, io mi chiamo Diano May, abito nella Val Metauro. Mi dicono esperto in pratiche amministrative, io sono esperto nel diritto di cittadinanza, cioè del fatto che noi siamo cittadini. Ormai sta diventando una cosa bestiale seguire tutte queste robe. Io solo in questa settimana ho 6 incontri in 6 giorni, ieri ero a Fabriano, domani qui stasera, domani a Cartoceto, dopodomani a Lucrezia, venerdì a Castellammare e sabato a Montepulciano, per cose anche diverse, ma tutti attenenti a impianti impattanti. La mia storia è semplice: io facevo un piccolo imprenditore, facevo tranquillamente, ho fatto l'amministratore locale, poi ho smesso una 15 anni fa. Poi 8 anni fa la Regione Marche autorizzò un inceneritore a biomasse in quel di Schieppe, una piccola località della Val Metauro. Autorizzò. Da voi è autorizzata ma c'è ancora un pelo. Da noi invece non c'era neanche questo. Quell'impianto non si è mai fatto. Nonostante che tutti dicevano mai autorizzato, ma potrei citare anche altri casi. Perché? Perché anche se un impianto è autorizzato, comunque i diritti non alienabili dei cittadini non sono superati da un'autorizzazione burocratica. E quindi facciamo ancora in tempo andare a vedere se sono stati rispettati nel corso di questa procedura, se sono mantenuti e garantiti nel corso dello sviluppo dell'impianto. E questo è quello che devo cercare di dire stasera, ma stasera è appunto ai ragionamenti che faremo se voi volete insieme. Quando sorge un impianto di questa portata bisogna porsi sempre 3 domande, che sono 3 domande che sono anche poi contenute nelle leggi che stanno alle basi del procedimento autorizzativo. Prima domanda: serve? Seconda domanda: se serve, perché qui? Nel caso che le prime 2 domande siano esaurite, e quindi serve e si dimostra che qui va bene, bisogna rispondere alla 3ª domanda. Sono rispettati i diritti non coercibili dei cittadini? Cioè i diritti che non sono discutibili a livello di maggioranze o di delegati, che non li può disporre né il sindaco né il Presidente della Repubblica, e sono il diritto alla sicurezza, il diritto alla proprietà, il diritto alla salute, garantiti sia dalla Costituzione che dall'ordinamento europeo. Cerchiamo di sviluppare brevemente e sinteticamente queste domande. Serve? Per dire che un impianto serve, occorrerebbe che ci fosse un piano nazionale energetico, perché solo a quel livello poi si può discutere se alcune cose servono o meno, altrimenti si entra nel gossip dei telegiornali e dei giornalisti più o meno specializzati che dicono le corbellerie più grosse. Per esempio, tutti voi sarete convinti che in Italia serve energia elettrica. Non è vero. Noi abbiamo una capacità di produzione che è doppia rispetto ai piccoli consumi, eppure si continua a dire che bisogna energia elettrica. Non è il caso che per fortuna l'anno scorso è stato fatto un referendum sul nucleare impedendo questa bruttura. Non ho il tempo di dimostrarvi tutto per ragionare. Mancando il piano energetico nazionale, la burocrazia e le imprese hanno di fatto stabilito una specie di giungla, per cui diventa intervento il cosiddetto servizio pubblico di utilità pubblica qualsiasi intervento di tipo energetico. Anche questo non è vero. Gli interventi di utilità pubblica lo sono solo nel momento in cui vengono autorizzati. Allora, prima assolutamente no. Eppure intorno a tutto questo c'è una giungla che si riduce al mero esercizio tecnico per dare tutte le autorizzazioni in questo mondo, financo ignorando i principi elementari. Una volta mi sono sentito dire in provincia di Macerata dal presidente del Cosmari che quando io sostenevo che il principio di precauzione, su cui tornerò dopo, era
un principio sacrosanto, tutela dei diritti dei cittadini, per cui il principio di precauzione consisteva nel fatto che non bisognava informare i cittadini, così almeno non si preoccupavano. È un po' diversa la questione. Quindi noi non sappiamo se questo impianto serve. Serve a che cosa? Alle linee strategiche italiane? Serve al fabbisogno di gas e alla sua necessità nel caso di Perugia? Non lo sappiamo, nessuno lo può dire, e già questo sarebbe un motivo per dire no a questo tipo di impianto, anzi sarebbe il motivo essenziale. Di sicuro sappiamo che serve al fattore speculativo della ditta, nel qual caso lei ha bisogno, giustamente ricordato, l'ingegnere, ormai ditta francese. Noi veniamo da una grande vittoria contro la Edison in quel di Corinaldo, provincia di Ancona, dove i cittadini, i comitati, hanno i sindaci, sono riusciti a respingere al mittente la proposta di fare una turbogas. Pensate, 870 mega, quasi una centrale di tipo atomico, 35 ettari di intervento, tipo Falconara per intenderci, un po' come anche lo Stoccaggio. In parte, quello è il panorama. Secondo, quindi a questa prima domanda non sono in grado di rispondere alle procedure, ma questo significa per gli amministratori e per i cittadini potersi inserire molto bene, perché non c'è utilità pubblica in questo discorso, non può essere definito. Secondo, se serve, perché qui? Questa sarebbe regolata da una legge. La legge non è l'utilità, ma una legge che dice che qualora un impianto negativo possa servire, e può anche capitare che un impianto fortemente negativo sia necessario sulla scala regionale o nazionale, può anche essere dato il caso, bisogna effettuare una valutazione d'ambito strategico, cioè andare a vedere quale luogo e quale sito tra i tanti è quello che fa meno danno rispetto a tutto il resto. Ecco, esattamente. Valutazione ambientale strategica non mi pare che qui sia stata fatta, qui si è semplicemente preso d'atto che c'è un buco e si può riempire. Questa è la tematica della questione. Anche qui, se c'è qualche amministratore che mi ascolta, oltre che i cittadini, su cui ritornerò brevemente, è decisivo per fermare le cose anche se sembrano fatte. Terzo, ammesso e non concesso che questi due primi problemi siano risolti, e non sono, come ho cercato succintamente di dimostrare, ma saremo in grado di dimostrarlo in maniera molto più ampia, occorre affrontare se sono risolti i problemi del diritto, dei problemi dei diritti inalienabili e non tangibili dei cittadini, che sono appunto la sicurezza, la salute, la proprietà. Cominciamo dalla sicurezza, è stata accennata da Peppe Giorgini la questione della sicurezza. La sicurezza consiste nel fatto che il cittadino giustamente deve essere sicuro che, oltre a quello che possono essere gli incidenti naturali, cioè se capita un terremoto è un po' difficile prevedere per legge tempi e dimensioni di un terremoto, ma non è difficile prevedere se ci sono incidenti o potenzialità di incidenti catastrofici. E per fare questo l'Italia si è dotata di una legge che si chiama appunto la Seveso 2. Che cos'è la Seveso 2? Qualcuno si ricorderà, qualche anno fa, diversi anni fa, una trentina all'incirca più o meno, che una fabbrica chimica scoppiò nei dintorni di Milano. Da quello nacque l'esigenza di fare questa legge, perché ricordate che quel terreno, ancora parte di quei terreni, sono talmente contaminati che non solo non ci si può costruire, ma non ci si può neanche passeggiare su questi terreni. E durò a lungo l'emergenza. Ora è evidente che questa è una procedura restrittiva. Adesso succede un caso particolare, e mi raccomando soprattutto agli amministratori locali di capire questo, lo capiremo come cittadini, ma scusate, se la Seveso 2 è talmente importante, perché viene fatta alla fine? È una condizione preliminare per determinare l'impianto, sarebbe come se voi cominciate una casa dal tetto. Adesso che hanno dato tutte le autorizzazioni, per forza di cose sono incanalate a dire un sì, più o meno stiracchiato, mentre avrebbe dovuto essere fatta in forma preliminare. Anche questo è un grosso punto su cui inserirsi, e torneremo sull'informazione su questo, i tempi sono stretti, basta ripetere l'esempio. Quando mai comincereste la casa dal tetto? Non si sosterrebbe se prima non avete fatto i fondamenti, i piloni e quant'altro.
ed è una stranezza. C'è ancora tempo su questo, ma la prima obiezione è intanto dire perché la fate adesso, è una cosa fuori. Poi avremo anche tempi tecnici, perché questo marasma, in questo far west che si sta registrando, i cittadini cominciano a reagire, a rifare sentire la propria voce, e accanto ai cittadini cominciano a inserirsi tecnici, professionisti, avvocati, che danno il loro contributo. Quindi c'è questa questione della sicurezza. Scompriamo subito il campo da un discorso. Il problema della sicurezza non è attestare quanta percentuale c'è di incidenti, no? Perché se fosse questo, il discorso si tradurrebbe in mera analisi statistica. Il problema è il rapporto tra l'incidente e l'effetto. Vedete, noi si gira tutti sugli aerei, più o meno, io cerco di evitarli, viaggi lunghi non li faccio, e qualche aereo casca. Ma perché continuo a far girare gli aerei? Perché è statisticamente dimostrato che nella mobilità umana è forse uno degli strumenti meno pericolosi. La macchina ha un rapporto di incidenti superiore per chilometraggio superiore all'aereo, e quindi vi è un rischio indefinito accettabile. Ma quando è quel rischio non è accettabile? Il rischio non è accettabile quando l'incidente di natura catastrofica che può essere fatto, può essere prodotto da questo impianto, produce degli effetti che sono talmente alti e talmente costosi da non giustificare assolutamente il rischio. Allora, siccome in questi impianti, lo dicono gli scienziati, lo dicono i tecnici, l'incidente è certo, lo dicono le relazioni statistiche e le relazioni previsionali delle ditte, che dicono: attenzione, prossimo anno potete guadagnare di meno, ma non pensano ai morti e alle famiglie, pensano al bilancio loro. E le assicurazioni non è che ci assicurano, oltre di là non ci assicurano più, e già lì vi dice il tipo di rischio che si corre, perché le assicurazioni, se le paghi, assicurano tutto, tanto quando potrebbero andare all'aereo. E quindi di conseguenza questo è quello che deve stabilire la Seveso 2, andiamo a vedere se è vero, ma questo che chiederemo anche ai sindaci e anche ai rappresentanti territoriali in primo luogo, senza demandare a nessuno, tantomeno a organismi aziendali. Se la sicurezza è questo, è evidente che il percorso che attesta la sicurezza deve essere estremamente rigoroso, e non possiamo accontentarci di paroline più o meno dolci o dolcificate. Dobbiamo andare al nesso delle questioni, dobbiamo chiedere agli ingegneri e allo speciale comitato tecnico che facciamo questo. Vi do un esempio banale. Nel caso di San Benedetto abbiamo chiesto ad alcuni amici di San Benedetto, e l'hanno fatto, che la prima cosa era andare dal prefetto per farsi garantire che il procedimento fosse serio. Perché il prefetto? Perché l'autorità addetta proprio alla pubblica sicurezza. Seconda questione, la salute. Ammesso e non concesso che le prime domande siano fatte, il problema della salute. Guardate che la nostra Costituzione, articolo 32, dice che la Costituzione tutela la salute, che non significa che tutela, che dà la cura, anche quella, quindi gli ospedali, i medici, quant'altro, ma tutela che la gente non deve star male, è una cosa leggermente diversa. Nell'ordinamento europeo questo si chiama, viene applicato con il principio di precauzione, quello vero, che non è quello che interpretava l'amico presidente o vicepresidente, non ricordo bene, del Cosmari 2 o 3 anni fa, ma è il principio che non spetta ai cittadini dimostrare che un impianto fa male, spetta all'impresa dimostrare che non fa male. Attenzione, solo le emissioni che venivano detto prima si scontrano in un territorio che è già fortemente inquinato. Non conosco bene il caso di Sant'Elpidio Mare, se in fascia A o in fascia B o in fascia C, ma certamente, certe confermi, ma certamente Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio sono in fascia A. Cosa significa fascia A? Fascia A significa che le polveri sottili, le cosiddette PM10, hanno una media di sforamenti annuali superiori al massimo tollerato dall'Unione Europea, che è 35 giorni all'anno. Ma non è un giochetto statistico, è un giochetto di salute, perché queste polveri attraverso l'apparato respiratorio
procurano le prime malattie sull'apparato respiratorio nel lungo periodo, le malattie nel lungo medio periodo a seconda delle sostanze intossicate, quanto le malattie ben più gravi fino alla dioplasia. Ma non sono un medico e non spiegherò, ma è semplice. Il mio primario di pneumologia dell'ospedale di Fano, lui dice che non ha bisogno di centraline, che adesso peraltro sembrerebbe che vogliono togliere, così almeno non ci preoccupiamo neanche lì, ma lo vede dal ricovero ospedaliero, e quando, soprattutto in inverno, ma non solo, anche in certe situazioni afose d'estate, i ricoveri in pneumologia aumentano a dismisura. E guardate che questa affezione alle vie bronchiali colpisce sempre, colpisce tutto, ma colpisce i cittadini più deboli, che sono generalmente gli anziani e, ahimè, i bambini. Quindi io chiedo alle mamme e alle nonne di preoccuparsi molto di questa questione. Ora, mi pare strano che possa essere concesso una selezione di questo tipo in un ambiente che è già saturo di elementi negativi e in cui gli amministratori locali devono pensare a ridurre l'inquinamento. E come si spiega un'autorizzazione a quelle emissioni, che non torno a descrivere perché le ha già dette prima l'amico Beppe, in una questione, che in una situazione che è già superiore al limite, che arriva a far fare alla regione e ai comuni una serie di provvedimenti, come la limitazione del traffico, come addirittura il divieto delle pizzerie a legna. Non so se Santo Figlio è stato fatto, forse non lo sapete, ma noi tutti dovremmo ridurre le emissioni dei nostri riscaldamenti, così pure le aziende. E come? Nel mentre statuisci e pattuisci questo, con la mano destra, con la mano sinistra permetti ulteriori cose. Evidentemente su questo non solo dovremmo riflettere, ma dovremmo invitare anche gli amministratori locali a essere molto più attenti e a respingere un discorso tecnico. Qualche volta ci dicono: è vero, voi avete ragione, però la legge consente quelle emissioni. Ma attenzione all'impianto, ma è legge anche quella che riguarda il territorio, quella che dicevo prima. E qual è che prevale? Prevale sempre la legge che ha, perché c'è una gerarchia anche nelle leggi, quella che ha costituzionalmente più rilevanza. E l'articolo 32 ha rilevanza assoluta anche sull'articolo 41. Io sono d'accordo sull'editoria privata, mi ha sentito un'altra volta, ma l'editoria privata si esercita rispettando gli altri diritti che vengono decisamente prima. Ora, su questo c'è uno strumento terribile, che dove riusciamo a prospettarlo, terribile nel senso che è vantaggioso per noi, terribile per gli altri, che nel senso in cui i cittadini lo fanno proprio e gli amministratori locali lo fanno proprio e insieme lo portano avanti, decisamente mette in condizioni di fuga, come è successo alla stessa Edison in quella di Corinaldo, che si chiama valutazione di impatto sanitario, che è quella che taglia la testa al toro. Allora, tu non solo mi dici quali emissioni fai, ma mi devi dire che tipo di impatto fa, non rispetto a leggi più o meno astratte, ma e che prevedono un normotipo di fonte segno. La legge che cosa prevede? La reazione di una persona normale, 35-40 anni, alta 1,75 e così via discorrendo, il cosiddetto normativo. Ma la valutazione di impatto sanitario sulla gente esistente sul posto, questo è la RIS, queste sono le normative europee. Se noi riusciamo a informarci bene su queste questioni e riusciamo a coinvolgere le amministrazioni, è evidente che coloro che vengono a rubare sul nostro territorio, a rubare la salute, la proprietà, la terra e così via discorrendo, fanno di solito ritirate precipitose, indipendentemente dal livello in cui è giunta l'autorizzazione. Terza questione, la proprietà. Su questo, signori, bisogna che cominciamo a capirci. Io sono marchigiano come voi, un po' più su, un po' più giù, non è quello. Noi lavoriamo una vita per costruire il nostro futuro e il futuro dei nostri figli. Facciamo investimenti, magari li sbagliamo pure, per carità, e comunque siamo orgogliosi di questo. E se qualcuno ci viene a rompere un cancello, peggio se fosse un parente o giù di lì, andiamo subito dall'avvocato, ci spendiamo una cifra,
pur di venire a capo di questa lesione al nostro sogno e alla nostra questione. C'è via una ditta come lei, ci ruba non la proprietà, ma il valore della proprietà, ma è sempre un esproprio e non diciamo niente. E siamo sicuri che non possiamo dire niente, non è vero, non solo possiamo dire niente, ma addirittura abbiamo la legge dalla nostra parte, sia quella italiana sia quella europea, e poi vi farò un esempio molto concreto. Vedete, è evidente che le case coinvolte più sono vicine e meno varrà, ma non solo le case, anche le attività imprenditoriali, anche le attività di chi ha investito, pensa se c'è qualche agriturismo, se c'è agricoltura biologica o roba del genere, viene travolta da questo discorso. Ma non è un furto di valore questo qui. Ma se è un furto di valore, cos'è che ci protegge? Intanto il diritto di proprietà, ma intanto anche l'ordinamento europeo. Perché tante aziende vengono da noi? Ma perché noi non applichiamo la normativa europea per quel che riguarda i costi di esercizio di un intervento, i costi di un intervento. Cosa dice la normativa europea? La normativa europea dice che i costi di un intervento sono composti non solo la terra, il fabbricato, i tubi, quant'altro, ma anche dei danni che avete i terzi, che devono essere parte integrante del procedimento e parte integrante della domanda. Se Edison avesse fatto in Austria la domanda che ha fatto a San Benedetto, ma anche che ha fatto qui, non verrebbe ricevuta, perché manca di un elemento fondamentale. Questo si chiama il principio di concertazione, e il principio di concertazione sui beni che non sono disponibili non può essere fatto da terzi, sia esso il Presidente della Regione, il Ministro, il dirigente degli uffici o il sindaco. È mio il diritto di proprietà, solo io ne posso disporre, forse che qualcuno ne può disporre diversamente di chi è proprietario, no. E allora perché mi viene a rubare il diritto di dire che è anche un beneficio pubblico? Ma se lo è, perché devo pagarlo io e non l'intera collettività nazionale su cui si basa questo? Questo discorso è talmente vero che c'è un'opera grandiosa che è ferma da 8 anni e che è il maxi gasdotto dell'Appennino. Me l'avete sentito citare altre volte questo discorso. Il maxi gasdotto dell'Appennino, perché qui quanto gas serve non lo sa più nessuno. Ricordate quando prima vi dicevo anche il piano strategico. Parte, non si sa bene se da Taranto o Brindisi, non si sa bene perché non l'hanno mai deciso, e credo che non lo decideranno più, e attraverso tutta la dorsale appenninica arrivava a Minervio, che è proprio nelle zone terremotate. Guardate che non è uno scherzo, è una tubatura da 1,20 m, ma mandate in 1,20 m il gas compresso per significare che tipo di impianto. Questo impianto è stato bloccato da Peggio, piccolo comune pesarese, ed è stato bloccato con questi ragionamenti. Perché è stato bloccato con questi ragionamenti? Perché queste ditte in genere non ricorrono solo a finanziamenti certi nel trattamento del gas, ma anche finanziamenti certi per l'investimento complessivo. E sapete dove ricorrono? Ricorrono alla BEI, Banca Europea degli Investimenti, che dà il denaro per questi investimenti all'1,5% annuale. In denaro, sono soldi regalati. Ora, giustificato, sì, ma regalato io li prenderei, molti ne prenderei a questo. Se banche ce l'hanno, poi non ce li danno. Questa, ma la BEI è un'altra cosa, che è una banca destinata. La BEI li dà le nostre banche, poi hanno. No, quella, no, quella è la banca centrale. La Banca Europea degli Investimenti. La Banca Europea degli Investimenti. No, su questo guardi, sono. C'è discussione. La Banca Europea degli Investimenti ha fornito ai nostri gruppi bancari, Unicredit, Banca Intesa, le somme enormi da dedicare allo sviluppo del territorio, incluso impianti di energia rinnovabile, che le banche invece di darle le hanno usate per speculazioni finanziarie. Questa è cosa certa, lo dico per, posso anche dirlo, mio nipote è avvocato della BEI, quindi diciamo, credo di saperlo bene. Allora, verificare con subito tutto quanto gli dico adesso. La BEI, se tu gli obietti che il piano di costo non è completo, e non è completo anche con il piano dei risarcimenti, la BEI rifiuta l'investimento. Capite che razza di strumento abbiamo in mano per, su questo concordiamo, su questa questione. Quindi possiamo difendere.
Ma questa difesa passa necessariamente attraverso un ruolo di tutta la comunità. E il ruolo della comunità passa attraverso due fasi. Ha detto prima all'inizio che è lui che risolve, no, io non ho risolto nessun problema. Nel senso che si può aiutare a risolvere, ma chi risolve il problema sono i cittadini, che si informano, che prendono consapevolezza dei loro diritti, li sanno valutare e li sanno difendere. E prendono consapevolezza e riescono a coinvolgere in questo le amministrazioni locali. Hanno un grande ruolo distinto, i cittadini sono una cosa, i sindaci sono un'altra, ma insieme la comunità si difende. E se la comunità riesce a difendersi insieme, non solo testimonia che di essere una comunità sana e capace, ma riesce a vincere queste battaglie in tempi abbastanza brevi rispetto al tipo di investimenti, perché questi non è che si venderanno facilmente, ma se gli dimostrate che siete capaci di difenderli, probabilmente si allontaneranno in tempi non molto lunghi. Che cosa viene da questa questione? Noi non siamo riusciti a parlare così per questioni nostre logistiche, prima o poi ci parleremo, quindi ci confronteremo. Ma continuando il lavoro di informazione, dobbiamo ricordare una cosa molto semplice, che la ricetta vincente in questa cosa è che prima di tutto sono i cittadini, informati e consapevoli del loro diritto di cittadinanza. Che i cittadini insieme agli enti locali sono una forza invincibile, questo è il vostro territorio, non è il territorio né del Presidente della Regione, né degli Edison, né dei dirigenti del Ministero. Terza questione, che se insieme questi vincono e vincono in tempi brevi, ma vinceremo anche in tempi meno brevi se sarete capaci non di affidarvi ad altri, ma affidandovi a chi vi può aiutare, e sono tanti e sono più di quello che voi pensiate, siate capaci di difendere il vostro territorio. E vi dico una sola cosa alla fine, vedete, noi siamo in una spaventosa crisi economica e siamo solo gli inizi. Non sono queste misure che risolveranno, ma se mai ci fosse ripresa economica, ricordatevi che la ripresa economica comincia dai territori sani. I territori che non avranno avuto la capacità di difendersi non si riprenderanno mai. Avete già avuto un anticipo da Monti quando dice che bisognerà assicurarsi rispetto ai terremoti. Che cosa significa? Significa che un giorno ci diranno che siete rimasti contenti di aver avuto questa roba, adesso rimanete contenti di tenerla. Questo vi diranno da qualche anno, se non vi svegliate adesso.